31 dicembre 2020 è stata la giornata più dura, poi abbiamo iniziato pian piano a calare. Nonostante i casi siano anche il doppio, abbiamo un'ospedalizzazione che oggi è di un terzo, poco più, sì, sarà un terzo. C'è il raffronto diretto con il capodanno di un anno fa e poi i dati di giornata che segnano un'ulteriore avanzata del contagio, oltre 10.000 nuovi casi nelle 24 ore, più di 2.000 a Padova e Verona, un record che fa vedere l'arancione subito dopo l'Epifania. A fare la differenza, come sempre, le vaccinazioni, soprattutto sul fronte ospedaliero. Senza vaccini saremo già chiusi, il mantra del governatore che traccia un quadro in chiaroscuro in un fine anno concitato, con i Covid point che continuano a essere presi d'assalto è una constatazione. Il contatracing è saltato o sta saltando? Lo dico anche a beneficio di quei cittadini che sono a casa e dicono: ma non mi chiama nessuno. Ragazzi, con questi numeri qua, cioè, è come dico sempre io, è come pensare, immaginare di dire a tutti i cittadini di andare in banca lo stesso giorno, alla stessa ora e di prelevate tutti i vostri risparmi. Bene, quindi per il governatore la linea adottata tramite decreto legge dal governo era stato lo stesso Zaia lunedì a chiedere regole diverse per le quarantene in particolare. Certo, la nuova stretta, dice il presidente, ha sempre più l'aria di un lockdown di fatto per i non vaccinati, vaccino che continua a essere la chiave, da qui il nuovo obiettivo della regione. Stiamo tentando di stressare ancora di più la macchina, che oggi molto spesso è impegnata con i tamponi. Stiamo rimpinguando per tentare di arrivare a un target giornaliero di 60.000 dosi. 60.000 dosi vorrebbe dire che 50.000 le facciamo di booster. Se riuscissimo a far questo, vuol dire che in un mese facciamo un altro mezzo milione, 1,5 milioni di booster, che sommati al 1,6 milione di oggi sono già, vuol dire aver già quasi tutti i veneti, diciamo, con la loro terza dose. E cambiano anche le regole per l'isolamento. La nuova circolare sulla falsariga di quanto già fatto dalla Toscana è operativa. Con un test rapido antigenico positivo si va in isolamento in base alle regole che ci sono oggi, senza la conferma del molecolare. E anche il fine quarantena viene declamato con il test rapido antigenico e non più con il molecolare.